l'avventura di TM. Yes, it's one finish of Barbara. Giorgio Pianta dice che l'ingegner Cantarella, che era l'amministratore delegato di Fiat, ha dato disposizione, ha fatto il programma per partecipare al DTM, il campionato turismo tedesco. Arrivavamo come neofiti contro la grande Mercedes. E i tedeschi ci hanno presi a sapere, perché chiaramente portare DTM al di fuori del nucleo storico BMW, che poi nel frattempo se n'è andata, Audi che nel frattempo se n'è andata, Mercedes, Opel, mettere una marca come l'Alfa Romeo dà nobiltà a qualsiasi campionato, per cui ponti d'oro colti molto bene. Però Cantarella ha precisato una cosa, si va per vincere, quindi si va, si vince, si resta, si va, si perde, si torna a casa. DTM era un campionato molto particolare, cioè era inventato, condotto, governato dai costruttori tedeschi, Mercedes in particolare. Cioè, uno dei soci proprietari della AMG era il presidente di questo campionato. E questo da un lato è stato fonte di euforia, perché finalmente c'era un campionato definito, avevamo un programma da seguire. Però quella precisazione ha preoccupato, perché non era facciamo bella figura, si va per vincere. Quindi fonte di preoccupazione da un lato. Dall'altro lato è stata un po' la nostra fortuna, perché avendo questa disposizione, il team è stato fatto solo, esclusivamente, dalla gente che serviva. In genere nelle grandi aziende succede che ci sono molti aggregati che, se va bene, non servono a niente, ma molte volte sono magari anche dannosi. Invece con questa precisazione dell'ingegner Cantarella, se va per vincere, tutti quelli che non servivano si sono guardati bene dall'entrare, perché voleva dire, se andava male, essere di quelli che avevano perso. E quindi lontani. E abbiamo lavorato, non per falsa modestia, ma dico, abbiamo lavorato bene, molto bene. E noi ci presentammo là e l'Alfa esibì subito le credenziali. Accolti molto bene, perché eravamo degli stupendi comprimari. Peccato che nel 93 abbiamo anche vinto, quindi un comprimario che vince. Alla prima gara, che era Zolder, primo in qualifica e primo Larini, primo nelle due gare, perché la gara era due mans. Pensavano che l'Alfa Romeo avrebbe potuto vincere qualche gara ma non vincere il campionato, e invece la scelta fu tale per cui a livello tecnico noi riuscimmo a stravincere, non a vincere. Ha creato un po' di imbarazzo, Mercedes in particolare l'ha sofferto un po', perché Mercedes era lì per battere l'Alfa Romeo, non per farsi battere. Incazzati neri, ma neri. Cioè, aver vinto in Germania contro i tedeschi, contro la Mercedes in particolar modo, è stata un'avventura epocale, perché ci ha permesso all'Alfa Romeo di dire che l'Alfa Romeo c'è, che c'è un marchio italiano che perlomeno dal punto di vista delle competizioni poteva dir la sua. Non piangere, ma quasi, alla sera della premiazione del campionato, che si era fatto in un castello a Svezzingen, che è il paese vicino ad Hockenheim, era la gara conclusiva. Veramente il direttore sportivo aveva le lacrime agli occhi. Avevano dominato loro sempre. Hanno fatto una premiazione alla grande. Mercedes, critichiamoli se vogliamo, però sono bravi, lavorano bene, quindi l'organizzazione perfetta. Grande, imponente, senza risparmio di mezzi. Alla sera c'era prevista la premiazione, un cartello di Schwetzingen, quindi già il nome suona bene. Molti erano contenti, perché appunto hanno questa nomea, no? Loro, di essere un po' arroganti. Bravi, questo è indiscusso, ma un po' arrogantini. Quindi vederli battere poi da un team italiano, ma non considerato all'altezza della situazione di poterli suonare, un po' una sorpresa è stata. Li abbiamo spiazzati perché non ci aspettavano. L'Alfa Romeo in quel momento lì in Germania era l'Alfa Sud con i buchi di ruggine.
Abbiamo, credo, anche sorpreso la Mercedes, che forse avranno pensato così, anche se arriva l'Alfa, che è un bel nome, ma forse si aspettavano un team di spaghettari che arrivavano, sai, un po' così. A noi si chiamano un po' gli spaghettari, no? Per cui quando si è vinto, a parte vendere più 40.000 macchine in Germania, poi si è venduto più prosciutti, più c'è un indotto che crea, diciamo, fatturato per l'Italia. Abbiamo fatto ripartire il marchio proprio portandolo ai vertici e ha permesso, insomma, alla Romeo di ridare credibilità in un mercato che per loro non era difficile. Erano un po' risentiti, cioè non se l'aspettavano, io credo. Infatti poi dicevano che adesso, quando però correremo al Nürburgring, al Nordschleife, lì non c'è storia, perché noi abbiamo la macchina più o meno equivalente, abbiamo l'esperienza e poi abbiamo il re del Nürburgring. Sai che ci sono tanti re del Nürburgring, no? C'è il re del Nürburgring del turismo, del Formula 1, vari re. E nel turismo il re era Klaus Ludwig, che aveva esperienza, aveva... E noi abbiamo partecipato con i nostri due piloti senza esperienza, Nannini e Larini, e Larini ha fatto di esperienza al Nürburgring una ventina di giri con una vettura di servizio, una affittata. Quindi Nürburgring si può girare pagando, paghi il biglietto e giri. Quindi lui ha fatto forse una ventina di giri e quello era il suo bagaglio di esperienza. E comunque è riuscito a fare pole position e vincere la gara. Quindi anche quello, il Nürburgring vale un po' 50% del campionato, se vogliamo dire. Per cui abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto il Nürburgring, abbiamo vinto la classifica dei piloti naturalmente, la classifica dei team come casa e anche quella dei team. E quindi c'è stato quel 93, c'è stato un anno fantastico con Larini, Nannini, quattro macchine, due di Schübel, due di gestate da Alfa Corsa, è stato veramente un anno stupendo, indimenticabile. La squadra è andata bene in Germania e quello è la cosa importante. E si era molto coesi, molto, molto, bella squadra. Tutti tiravano dalla stessa parte, non c'erano contrasti, tutti miravano allo stesso obiettivo. Abbiamo fatto veramente una bella figura, ma abbiamo vinto perché eravamo preparati, perché eravamo carichi. Il regolamento del DTM in quel periodo stabiliva che il motore dovesse avere un'origine del motore di serie e del motore di serie conservava l'interasse dei cilindri e l'angolo del V6. L'Alfa Romeo come motore a quel periodo aveva un V60 con un interasse cilindri molto generoso. Il pacchetto motore per le corse come soluzione poteva essere una buona soluzione a livello di scoppi, ma era una soluzione un po' troppo dispendiosa come peso, perché l'interasse era troppo generoso e il motore era troppo lungo. Die Stärken des Autos lagen ganz klar im Handling-Bereich, Traktion natürlich, aber da war der Opel Calibra genauso gut, das war auch ein vierradgetriebenes Auto, sodass eigentlich die Balance den Unterschied gemacht hat. Und da war das Auto wirklich sehr stark. Das Auto war auch ausgesprochen zuverlässig, das muss man ganz klar sagen. 94, siamo andati con un'evoluzione della vettura 93, un'evoluzione ancora molto... molto competitiva e abbiamo perso il campionato secondo me per un errore di strategia, nel senso che Pianta ha sempre lasciato liberi i piloti di correre, lui era un direttore sportivo ma era soprattutto un pilota, per cui non imponeva mai nulla. Alla fine poi forse con delle strategie diverse si sarebbe potuto forse far vincere, se non di poi sono piene le tombe. Successivamente potevamo portare degli altri risultati a casa, però purtroppo gli eventi non ci hanno dato ragione. Abbiamo fatto sempre delle belle competizioni, ma tranne il 93, gli altri anni siamo sempre arrivati lì per vincere, ma non ce l'abbiamo fatta. Non è che mi sono arrabbiato con Asch così. Il problema è stato che era la seconda volta, quindi ordine di scuderia, la gara prima aveva dato una toccatina e io a me non mi piace diciamo le toccatine fatte a kart, cioè tipo kart. Infatti un tornantino lì a 10 all'ora mi dà una toccatina per farmi girare, vieni con me a 300 all'ora e poi si guarda. E quindi lì mi arrabbiai così tanto, perché è la seconda volta, in quel momento lì si vede male nel filmato perché l'ho visto un paio di volte, io ero proprio sceso, me l'ho tolto le cinture, ero sceso per rincorrerlo. Quindi io come testa non ero a posto perché c'avevo da rincorrere a piedi uno che era a macchina. Poi capisco, rientro, non metto neanche la retromarcia, prima do una botta nel guardaretto, non dietro e poi vado a box. E lì è come andata, poi ci fu il direttore di gara, ci ripresero, a quel tempo c'era Cantarella che si arrabbiò un attimino,
per la seconda volta, perché la prima volta ti fa l'aneddoto, con Larini ci regalarono una bambola gonfiabile e noi si tirò fuori al motorhome mentre arrivava Cantarella, che lì ci prese e ci mise da una parte e ci fece, diciamo, una, come si suol dire, una manzina. E per dire la relazione tra i due piloti è che durante una sosta in un aeroporto, credo a Monaco di Baviera, mentre andavano per la corsa, si sono fermati e hanno acquistato una bambolina di gomma scala 1-1. E arrivati in pista, tutti e due l'hanno presa sotto il braccetto e andavano in giro per il paddock con la bambolina gonfiabile. Naturalmente creando sì, l'ilarità e l'allegria dei presenti, applausi, fischi, eccetera, ma questo era il clima del... Ja, die haben natürlich Grund zu feiern. Das ist klar. Die Martini-Mannschaft, die Weiß-Blau-Roten. È stato veramente una coppia perfetta. Which one is star and which one is speed? Yes, but I become just a moment. Just a moment. At the beginning, I was a star and he was a speed. And now I'm a star and speed. And I? Nannini sappiamo che problemi aveva. È veramente incredibile che potesse riuscire a guidare a quel ritmo col suo braccio, che era il braccio che aveva inizialmente perso anni prima con l'incidente dell'elicottero, e poi l'avevano riattaccato, ma non bisogna pensare che avesse la funzionalità di prima, quindi era meno. Eppure era veloce. È stato un po' di problemi perché io avevo due leve una faceva up e una faceva down. Io spingevo sempre in avanti, quindi erano due leve, c'era un meccanismo, però comunque perdevo un po' di tempo. Poi a quel tempo c'era un cambio che non funzionava neanche bene. Poi venne messo il cambio X, l'X-Track, e non si rompeva più, per cui... E poi avevo anche l'up and down, per cui diventò una barzelletta, diciamo, mettere a punto e guidare. Poi c'era Larini, che all'epoca era un fulmine. Era veramente velocissimo. Lui poteva guidare qualsiasi macchina. Tu li staccavi in mezza sospensione o lui faceva il tempo, perché era veramente incredibile come andava. Poi due toscani, anche sentirle parlare è divertente. Ma Alessandro, e si sigaretta in auto? Sandro, c'è una sigaretta nella macchina adesso per la gara? No, non c'è, me la servo per dopo. Nannini poi lo si vede, no? È un, così, divertente, basta guardarlo in faccia e uno si diverte. E ne hanno combinate un po' di... scherzose, quindi cercava sempre di fare gli scherzi e Larini e viceversa. Lui si addormentava al giorno, lui era un po' rilassato, io sono sempre stato nevrotico, quindi gli facevano usare calzini, lo svegliavo, gli facevano usare calzini sporchi e altre cose che non si possono dire, giustamente, però lo svegliamo. Ecco. Avevamo il motorhome due piani, loro avevano il lettino al piano superiore, quindi sopra il posto di guida. I due lettini erano 90 gradi uno con l'altro. Naturalmente c'erano le tende davanti al vetro, ma non era chiuso completamente. Le tendine in fondo erano leggermente aperte. Allora Alessandro, visto che c'era Nicola con gli occhi chiusi, che stava riposando, allora si avvicina, 4-4, e sale sul gradino, abbassa l'accendiere della tuta e gli sfrega sulla testa di Nicola, il quale, come se ne accorge, comincia a strillare, a cacciarlo via. Ah, che schifo! Guarda. Il tutto però si vedeva da giù si vedeva la scena, e quindi fuori si era formato il crocchio di gente che diventava matti a vedere questi episodi tra i due piloti. Who's going to win the World Cup? Which? What is the World Cup? Ah, football! Yeah, no problem! Ah, sure! Nannini va akkurat, hat ganz genau beschrieben, was das Auto macht, und das hat sich 100% deckungsgleich mit meinem. Aber Alessandro Nannini war so stinkfaul, dass der hat, also an Arbeit hat er nicht gedacht. Sein Lebensmotto hat er mir erzählt, Christian: lavorare sì, ma non troppo. Das war Alessandro Nannini. Dann München, from München. Dann, no, un bel ragazzo, bravo, eh. Gli mancava quel 3-4 decimi, diciamo, a giro. Era bravo anche nel messo a punto, sì. Chi mi impressionava moltissimo, a parte Nicola Larini, che è stato il periodo più bello della sua carriera, perché aveva un feeling di gestione della vettura con Tomaini che penso sia unico. La persona
che mi ha colpito di più a livello di intuizione, di intelligenza viva, è Alessandro Nannini. Alessandro Nannini, quando avevamo l'obbligo di utilizzare il VD60, io avevo il grosso problema che, essendo molto lungo il motore ed essendo sfalsati i perni, l'albero motore dovevo alleggerirlo, e facemmo a livello di calcolo, dopo realizzammo un motore che permetteva di recuperare un 3 kg di peso dell'albero motore, sfalsando i due perni anziché di 60 gradi di metà, di 30 gradi, per cui il motore diventava zoppo, cioè non aveva più gli scoppi regolari, anche se erano accettabili, come, però permetteva di alleggerire l'albero motore di 3 kg e quindi a livello di inerzia c'era un grosso beneficio. Andammo a provare a Magny-Cours questo motore e lo feci provare ad Alessandro Nannini. Però Nannini non sapeva che aveva su un motore con caratteristiche e con impostazioni di progetto diverse da quel solito. Fece il suo run di prove col tempo, si fermò al debriefing, Alessandro fa: Pino, questo motore prende prima i giri, è molto più rapido degli altri, però è un motore strano. Dico: perché, che stranezze sei? Cioè, come se è come un cavallo che fa un passo lungo, un passo corto. Questo è Alessandro Nannini. C'erano tanti personaggi, e poi Pianta, che è veramente un personaggio, lui aveva fatto 20 anni le prove per la Fiat, anche corso, e ha creduto in me, per cui mi ha fatto correre, perché a quel tempo con una mano sola dice: ma è l'unico che ha capito, perché guidava, che la macchina si guida con il sedere, non si guida con le mani. Ma non col sedere come fortuna, proprio si sente la macchina dal sedere. E quindi c'ho una bella riconoscenza da confronti. E lui ne ha creduto in questa cosa. Quindi era avanti, diciamo, come si suol dire, 15 pagine. Pure un altro episodio, ecco questo, in Giappone. C'era questa ragazza giapponese con un pacco di foto, ha passato 2 giorni aspettando di vedere Nannini dietro della finestra. Quello non lo sapeva nemmeno, ma Nicola sì. Allora Nicola cosa ha fatto? Era già bravino all'epoca a lavorare col computer, ha preso una foto di Alessandro, l'ha camuffata, l'ha corretta come se fosse una foto porno, quindi Nannini sta facendo qualcosa che normalmente non si dovrebbe fare. Ha preso la foto, poi con una funicella l'ha calata dalla finestra, come a questa ragazza, la quale come l'ha detto: ah, che schifo! E in effetti è stato un bel periodo, molto simpatico. Ci fosse ancora, sarei ancora a correre, sinceramente, anche se ho una certa età. Nicola un po' più giovane di me, ma ha capelli bianchi, brutto, sì, che va bene così. Noi abbiamo sempre ripetuto che in Alfa magari non abbiamo vinto moltissimo, anche se abbiamo vinto, ma c'è sempre stato un clima allegro. Non c'è mai quegli ambienti, il cupo in cui tutti sembra che abbia perso la mamma il giorno prima. Si può essere competitivi anche avendo un ambiente sereno, però i piloti, quando hanno una buona relazione, aiutano. Se no si schierano anche le squadre, c'è una squadra A contro la squadra B, bene o male così, no? Quando i piloti sono in competizione fra di loro, anche le squadre ne risentono. Contento con questo risultato? Meglio che un cazzotto in un occhio. No, un episodio di Nannini, Monza, quindi lui pronto per uscire dal box, pronto che aprissero i box, e quindi è collegato con me con le cuffie e mi chiama, e col suo accento toscano dice: oh Claudio, la vedeva la ragazza che c'è dietro di te? Quindi mi giro, la vedo e dice: passale le cuffie. Infatti passo le cuffie con questa qua, e alla fine poi hanno forse combinato qualche cosa, non so, ma per dire, aveva una, forse avrà ancora, ma un po' ingrassato, non credo che sia ancora così, ma nei tempi di piena forma aveva un successo incredibile con le donne, che erano loro che andavano a cercare lui, perché veramente era attraente per le donne. E così sono quei personaggi che hanno questa caratteristica, ma uno non può impararla, ce l'hai, è un fascino, no? Ce l'hai o non ce l'hai, non si può imparare. Ok, it's not a point, but it's in any case it's also a time one race. Und was interessant war und was halt wirklich lustig war, war, wie unterschiedlich die Herangehensweise war, mit dem Auto zu arbeiten. Also wir waren ja 4 Fahrer und wir hatten ja immer gemeinsames Debriefing.
Und jeder Fahrer, der von dem Auto erzählt hat, habe ich gedacht, das, also Larini speziell, dachte ich, wovon spricht der Mann? Ja? Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, was der will. Das hat mit dem, was ich fahre, nichts zu tun. Non eravamo più belli, determinati come il primo anno. Cominciato qualche piccolo accenno di contrasti, chiamiamo così. Abbiamo dovuto far correre la terza macchina. Credo che fosse una richiesta a Mercedes di avere, la chiamavano il muletto viaggiante, che era una sciocchezza. Era l'idea di far correre una macchina in più. Ma noi non eravamo pronti per fare una terza vettura, gestire una terza vettura, che sono vetture erano impegnative ed eravamo organizzati bene per due vetture. La terza era un problema. E comunque forse non solo per quella, ma non abbiamo avuto lo stesso risultato dell'anno prima. Next season we have a car to win again. Nel 95 c'è stato un grosso cambio di regolamenti, le sospensioni sono diventate libere, aumentata la libertà di preparazione della vettura, eccetera, eccetera, eccetera. Morale della favola, siamo partiti troppo tardi, perché i regolamenti sono usciti troppo tardi, abbiamo fatto forse il passo più lungo della gamba, rifatto le sospensioni, bracci indipendenti, impostazione completamente diversa della vettura. Diciamo che soprattutto è mancata il lavoro di messa a punto della vettura. Le macchine della scuderia della squadra corse sono state montate nei box di Hockenheim, non aveva mai girato prima, no? Per cui siamo arrivati veramente col fiato lungo. Per cui questo ha fatto sì che siamo arrivati, è stato un brutto anno. Il 95 è stato un anno terribile perché è stata fatta la tecnologia sulla macchina per volere Mercedes, che era più complicata della nostra macchina, che una Formula 1 o forse che uno Space Shuttle. Quindi eravamo sempre in panne. Era a livello del Formula 1 come telemetria, come cose. Infatti ogni tanto io, classico toscano, tipo Nicola, ci sapeva la giornata sì e la giornata no. Dalla telemetria vedevano se andavi forte o meno, se ci avevi voglia quel giorno. Allora ti dicevano, Nano o Nicola, che fate? Dovete tirare di più. La prima volta che andai fu alla fine del 95, l'ultima gara del campionato DTM. Andai su con mia moglie, che era abituata al box della Ferrari, evidentemente, perché spesso veniva a controllare il marito nei box della Ferrari. E mia moglie, quando vide la situazione dei box dell'Alfa Romeo, che come ho detto in quel momento aveva qualche attimo di difficoltà, e mi disse, ma scusa, ti hanno mandato, ma tu hai accettato? Io ho detto sì, ho accettato, e vabbè, adesso diamoci da fare e cerchiamo di mettere a posto le cose. E così in effetti fu, perché dopo le prime due gare in cui ancora qualche pasticcio lo facemmo, vuoi con la benzina del Mugello invece che con la benzina tedesca, senza nessun vantaggio evidentemente in termini di prestazioni, ma che ci costò anche la squalifica per averla dimenticata nei serbatoi, alla fine l'ingranaggio si mise in moto. Decidemmo che le vetture venivano fatte a Chivasso e i motori venivano fatti a Settimo Milanese presso la sede dell'Alfa Corse, e non un'organizzazione mista, un po' di vetture da una parte, un po' di motori dall'altra, che tutto sommato non andava molto bene. La gara che rappresentò la svolta fu quella del Nürburgring, dove vinse per la prima volta l'Alfa Romeo. Avevamo piloti di tutto rispetto, Fisichella e Danner, che erano con la sponsorizzazione di una televisione tedesca, e avevamo i due big Larini e Nannini con la Martini nel team di punta dell'Alfa Corse. Gestivamo anche tramite la JAS altre quattro vetture che erano affidate a Tarquini, Modena, Watson e un altro pilota che non ricordo. Tra l'altro una di queste vetture era una vettura tutta argento
con la scritta Bosch, perché Bosch ci aveva fatto tutto il sistema anti-skid senza farci pagare una lira, quindi noi l'avevamo premiata con una bellissima vettura con la scritta Bosch su una vettura argento. L'ultimo anno, il 96, di nuovo si è fatto tesoro, lì si è fatta una gran macchina, nel senso che è stato fatto un grosso passo avanti. La macchina era sicuramente molto competitiva. E lo è diventato ancora di più quando finalmente c'è stata l'autorizzazione a usare il motore nuovo. Pino D'Agostino, unser Motorenchef, war ein Mann, der auf sehr theatralische Art und Weise die Motoren verteilt hat. Und das war dann fast, sagen wir mal, das hatte was Komisches eigentlich, weil er mit dem Füller immer ein herrliches Blatt Papier beschrieben hat und dann wieder Papst, den Segen, hat er die Motorennummern verteilt. Und das war ein genialer Motorenkonstrukteur, also der war sehr, sehr gut. Non c'era la forte volontà di fare. Io, trasgredendo qualsiasi input che mi era arrivato da casa madre, con il budget che avevo disponibile per lo sviluppo nel 96 del motore V6 60 gradi, partii a progettare il V90 rispettando le regole del V90 che conoscevamo. Questo motore riuscimmo a realizzarlo io con i miei uomini in 6 settimane. Ora fare un motore nuovo in 4 mesi credo che sia un record difficilmente battibile. Und hat dann auch in einer Nacht- und Nebelaktion diesen 90-Grad-Motor aus dem Hut gezaubert. Und das war insofern erstaunlich, als das eigentlich gar nicht ging, mitten im Jahr einen neuen Motor zu entwickeln. Und dann noch dazu einen, der so gut war, weil der Motor konnte was, der hatte fast 500 PS. Il V6 del DTM è nato con la clausola che il motore doveva derivare dalla serie e con un po' di magnanimità l'interpretazione che i tedeschi dettero alla derivazione della serie era lo stesso angolo di V del motore di serie e lo stesso interasse dei cilindri. Questa cosa ha fatto sì che per i primi 3 anni abbiamo usato il motore derivato dal V6 Alfa Romeo, quello di normale produzione. Poi i motoristi si sono accorti che la configurazione 60 gradi non era ottimale, sarebbe stato meglio trovare un 90 gradi. 90 gradi, c'era solo un motore a 90 gradi prodotto in una quantità che era quello della Montreal, però aveva i cilindri molto, molto, molto vicini tra di loro, perché non avrebbe permesso di avere dei pistoni di alesaggio adeguato, e quindi quella era una cosa che... E scartabellando nelle varie cose io mi sono accorto che l'Alfa Romeo a un certo punto ha cessato di esistere come Alfa Romeo ed è confluita nell'Alfa Lancia industriale per pochi anni, 2 anni, 3 anni. Quindi nella sua storia l'Alfa Romeo ha prodotto anche vetture Lancia. Quindi sono andato a pescare l'unico 96 V 90 gradi che esistito in Europa, che è il PRV, Peugeot Volvo Renault, montato anche sull'alto di gamma della Tema. Quindi quella macchina lì ha il motore derivato geometricamente dalla Tema. Poi chiaramente per non omologarlo così, perché bisognava fare caso, ho omologato anche quello della Montreal, che non è mai servito a nulla, ma era solo un paravento. Il motore, se uno prende i documenti di omologazione del DTM, che credo di aver dato qui al Museo dell'Auto, e si vede chiaramente che il motore base è il PRV della Lancia Tema, tenuto chiaramente nascosto per motivi di marketing. Was die Motoren angeht, habe ich mich grundsätzlich nicht drum gekümmert. Geht mir nichts an. Der D'Agostino wusste schon, wie das geht und ob da Politik dahinter war, war mir Jacke wie Hose. Es war mir völlig wurscht. Hauptsache, das Ding geht. Grande attesa, perché già in sala prova aveva dato, dicevano i tecnici, l'ingegnere D'Agostino, che era disegnatore di questo motore, risultati veramente eccezionali. Mi ricordo che andammo a fare un test al Mugello, Alessandro Nannini con la nostra vettura standard, di cui c'era il V6 di 60, la Mercedes, e inoltre girava anche in Giorgio Francia, che era il nostro collaudatore, con il DTM ma con su il V6 90 gradi. E Alessandro Nannini notò che Giorgio era molto competitivo. Allora dice: Pino, mi fai provare un attimo la vettura test?
quindi come sempre si usava fare qualche scherzo. Allora andiamo in pista a Mugello, prova Nannini, prima della partenza io gli chiedo, facciamo uno scherzo ad Agostino, tu quando ti fermi dopo averlo provato il primo giro vai da Pino e gli dici, Pino, cioè, questa roba qua veramente non va, è proprio una robaccia. Alessandro salì sulla vettura test, fece il giro di lancio, fece la curva San Donato, fece le due S su, subito rientrò. E aspettiamo che venga con la battuta, invece no. E io gli dissi, ma scusa, fai almeno un tempo, dice, non c'è bisogno, con questa qui si vincono tutte le gare. Aveva ragione. Era talmente contento della prestazione del motore che anche Nannini, che anche lui ama scherzare, non ha più pensato allo scherzo, ma gli ha detto, guarda, con questo motore si possono vincere tutte le gare con questo motore. Ed era vero. Si guadagnava nel rettilineo del Mugello, uscendo dalla curva in fondo, si guadagnavano 30-40 km all'ora, ecco, quindi voleva dire che non era uno scherzo, no? Era un motore serio. Un cambiamento fortissimo. Partecipammo la prima volta in Inghilterra col motore prototipo. Nessuno sapeva che era un V6, su una vettura c'era questo motore, la guidava Alessandro Nannini. Ebbe un problema a una biella e non partecipò in quella gara. La gara successiva allestimmo due vetture, per Alessandro e per Nicola, e arrivarono pole position e vittoria in tutte e due le gare, perché il DTM faceva due gare la domenica. Quella vettura lì, quel motore, ha fatto 5 pole, 9 vittorie e un secondo posto. Quindi la storia del motore è veramente una cosa in cui sono gratissimo a chi lo fece, da Agostini e il suo team, che furono veramente dei ragazzi fantastici. Il nostro direttore in quel momento era Pier Guido Castelli, direttore generale. Mi chiese, Pino, ma quanti motori hai di questo tipo? E io gli dissi, tu quanti ne vuoi? Allora lui mi disse, almeno 2. Benissimo, 2 ce ne sono per la prossima gara. Finimo la gara e mi fa, Pino, ma altri 2 li possiamo avere? E gli dice, Pier Guido, ce ne sono 6 pronti e 2 di scorta. Motore che è stato anche osteggiato parecchio dalla direzione Fiat, perché non ormai il DTM aveva la sorte segnata, non si voleva, paradossalmente non si voleva neanche che la macchina vincesse troppo. Also das war natürlich das Ende der Entwicklung des DTM Alphas 155 und deswegen natürlich eigentlich die tollste Saison. Aus zwei Gründen. Erstens war das Auto technisch sehr, sehr, sehr gut. Zweitens, was ich persönlich sehr genossen habe, wir hatten ein ausgesprochen professionelles Management in der Organisation. Charlie Whiting war der Renndirektor, die FIA hat das Ganze beaufsichtigt und wir sind nicht nur in Deutschland um den Kirchturm gefahren, sondern wir waren in Sao Paulo, wir waren in Suzuka, wir waren in Mugello und das waren alles Rennstrecken, sagen wir mal, nach meiner Kragenweite, das habe ich sehr genossen. Motore Mercedes, due ruote motrici, i cavalli erano gli stessi, però tra l'Alfa Romeo e la Mercedes. Però Mercedes aveva due ruote motrici, era posteriore, noi c'era 4 ruote motrici, per cui in curva andavamo più forte comunque rispetto alla Mercedes, in rettifilo ci sembrava un po' di problema. L'Opel aveva il vantaggio enorme di essere un coupé, usava la calibra. Era una spanna più bassa, per cui velocità massima ci. E il vantaggio della Mercedes, quello di essere trazione posteriore, vantaggi poi delle macchine tedesche, che il regolamento era scritto dai tedeschi in tedesco, per cui io che non sono tedesco di lingua madre, il tedesco non lo so parlare, mi servivo dell'interprete. E l'interprete comunque filtra certe cose. Io ricordo una discussione molto amichevole che ho avuto col mio equivalente della Mercedes, poi tra l'altro ci si frequentava a Parigi nelle commissioni varie, ma secondo me lì hai fatto un errore, perché sul testo è scritto così e tu hai fatto la macchina così, secondo me devi toglierla quella cosa, era una posizione della presa aria freni. E lui guarda, ma no, la macchina è cosa, guarda il testo tedesco, era scritto in un modo, il testo in inglese tradotto dal tedesco in inglese era scritto in un altro modo. E io che l'ho fatto la macchina, presente il testo in inglese, ho fatto la macchina meno competitiva. Quando me ne sono accorto, poi chiaramente mi sono ricordato, fa sì, hai perfettamente ragione. La tua macchina, e quindi questo è una cosa fondamentale, quando il dominio della lingua madre, della lingua è fondamentale, quando poi vai a volte a rosicchiare il centesimo di millimetro per essere competitivo.
Ritornando all'analisi, 155 sicuramente ha avuto il vantaggio di avere una squadra molto ben rodata, affiatata, peraltro anche Mercedes è una squadra MG, per cui direi che i vantaggi che vedo negli altri rispetto a noi, la sola trazione posteriore per il DTM, che in alcune gare era un vantaggio. Poi Mercedes aveva fatto una cosa anche lì al limite, secondo me anche un po' al di là del limite, aveva una zavorra mobile nel baule che in accelerazione si spostava a livello paraurti e poi in frenata si portava a livello del differenziale per non creare troppo momento polare di inerzia. Questa era una furbata che non era scritta da nessuna parte, loro tirando in ballo anche dei soloni della FIA, dicendo che la sospensione era libera, quella era un'interpretazione estremamente valida del concetto di controllo della massa, insomma, hanno fatto su uno sproloquio. Comandavano un po', alla fine poi comandavano un po' troppo sul regolamento, cioè loro lo interpretavano e noi gli davamo un po' dietro. Ecco. Peraltro ogni tanto qualche sconto me l'hanno fatto anche a me, però devo dire non erano liberticidi nel regolamento. Se guardate la macchina che è esposta qui al Museo dell'Auto su, vedete quella carenatura della porta anteriore, che quello è lo specchietto retrovisore, perché da nessuna parte è scritto che lo specchietto retrovisore deve essercene uno solo per lato, io ne avevo messi due e li avevo congiunti con una garbata carenatura. Quello evitava un vortice che si innescava e andava a rovinare l'ala dietro. Quindi, e lì, la stessa persona che ha dato ragione alla Mercedes per la zavorra mobile ha dato anche ragione a me per questo specchio. Quindi c'era molto spirito di... molta libertà, ti divertivi anche a inventarle di notte e a realizzarle di giorno. Die Schwachpunkte waren ein bisschen der Reifenverschleiß, weil durch die Differentialverteilung und den ganzen Durcheinander, den man da hat, Vorderachse, Hinterachse auf dem Mitteldiff, wie viel Lock auf der Vorderachse, wie viel Lock auf der Hinterachse, das hat dazu geführt, dass die Reifen relativ stark abgenutzt sind. Und das Eigentliche, was dem Auto immer gefehlt hat, war der richtige Unterboden. Und den haben wir ja wegen Tomaini und Larini erst ganz am Ende, der war ab April fertig und wir haben ihn erst im September draufgeschraubt. Dann war das Auto perfekt. Ma una delle gare più belle, perché quel momento era settembre del 96, no? Quindi Nannini era in lotta per vincere il campionato ITC. E una delle gare più belle fu quella Magnicourt, dove avevamo Larini, Nannini e Fisichella che erano nelle prime tre posizioni, no? A questo punto l'accordo era che ragazzi, c'è poco da fare, mi spiace togliere una vittoria a un pilota, però qui dobbiamo puntare le carte su chi è più avanti in classifica, quindi su Nannini. E allora l'accordo con Larini e Fisichella era quello che, qualora loro fossero stati in testa, avrebbero lasciato passare il compagno di squadra. Cosa che puntualmente avvenne, perché erano tutti dei ragazzi a modo. Ma quando lo fecero passare all'ultima curva di Magnicourt, prima del rettilineo. Nannini era dietro, loro si affiancarono, si aprirono e fecero passare Nannini in mezzo. Un gesto plateale, ma comunque in accordo con quanto avevamo deciso assieme. Naja, die Japan und Sao Paulo waren für mich eine Rehabilitation. Ganz einfach deshalb, weil ich oft in dem Jahr immer der Letzte war, der das Material bekam, was man gebraucht hat. Und damit hatte ich erstens ein Auto, was nicht richtig gelegen hat, die Reifen zu stark beansprucht hat. Und natürlich viel weniger Leistung hatte, Motorleistung, als die anderen. Und ab Mugello, das drittletzte Rennen, hatte ich in Mugello fast dasselbe Material und die letzten beiden Rennen identisch. Und da war ich immer der Schnellste, immer.
Natürlich habe ich nicht gewonnen, weil der Nannini hatte noch Meisterschaftschancen, da muss man die dann vorbeilassen und sowas. Und in Japan bin ich Zweiter geworden, nicht Erster, Zweiter. Und da hat mich der Dario Franchitti abgeschossen. Aber das war ein tolles Rennen. Ich war in Führung, Franchitti Zweiter und ein super Fahrer. Und das war okay. Signore Pianta, è vero che l'Alfa ha l'intenzione di ritirarsi della ITC? Ma io, come ho già ripetuto negli scorsi giorni, questa notizia non l'ho mai avuta. C'era quest'aria un po' di disarmo e si sapeva che avremmo lasciato, per cui la cosa è finita senza vittorie, però diciamo che come macchina è una macchina che ha dato delle belle soddisfazioni. Also, das Auto fährt sich wie ein moderner Rennwagen aus. Das Auto hat richtig Abtrieb, das Auto liegt unglaublich gut, damit gibt's tolle Kurvengeschwindigkeiten. Das Auto spricht eine klare Sprache, das heißt, man versteht, was passiert, gute Rückmeldung am Lenkrad. Also der Spaß, den ich vor 20 Jahren hatte, kommt wie wenn man so eine Box, wo die Genie drin wohnt. Ja, wenn man so den Stöpsel rauszieht, puff, ist die Genie wieder da und alles ist gut. Veniva veramente, c'erano 100.000 persone, 120.000 persone, cioè era un bel campionato, molto bello. E io mi divertivo perché poi si era fatta questa famiglia, era una famiglia Alfa Romeo che andava a giro per il mondo. Poi c'erano i due piloti ufficiali, d'accordo, c'era io e Nicola, però c'erano altre sei macchine dell'Alfa che venivano gestite da altri team e con altri sponsor. Le spese erano andate alle stelle. E non era più pensabile poter fare un campionato dove una casa spendeva quasi come fa la Formula 1. Nella strategia dell'azienda madre si era giudicato che l'Alfa Corse costava troppo cara e anziché cercare di moderare le spese tagliando dove non era indispensabile, hanno deciso di tagliare la pianta alle radici anziché sfoltire. Portare avanti troppi sviluppi, cioè gonfiare troppo una cosa che comunque si sapeva che dopo l'ultima gara si sarebbe chiuso l'attività. Io non penso però, a parte gli scherzi, non penso che Eccleston abbia voluto uccidere questo campionato perché è una cosa che in parte insieme a noi l'ha voluta. Io faccio nome e cognome, non ho problemi, se voglio mi denuncio. Comunque è Ravà, si chiama Ravà, che la Fiat si era messo d'accordo con quello della Opel per chiudere il campionato, mettendosi d'accordo con Eccleston perché stavano arrivando dei belli sponsor per questo campionato e Eccleston si è preso gli sponsor. Sono stato chiaro? Il grande boss della Formula 1 vide il pericolo. Quell'anno portò alla fine sia del DTM che dell'ITC e, se ricordiamo, successivamente Mercedes entrò in Formula 1, prima fornendo motori e dopo diventando team ufficiale. Quindi Eccleston ha mangiato bene. Perché era diventato un campionato FIA, già non è un bel lavoro quando da campionato indipendente si entra al campionato FIA, ma si è visto subito la mano, io non dico assassina, ma comunque si vedeva che c'era qualcosa che non andava, perché ricordo un episodio che mandano il calendario. In calendario c'è una gara, non mi ricordo il nome del circuito. Comunque c'era questo circuito giapponese, quindi noi cominciamo subito a contattare e questi hanno risposto: ma siete sicuri che correte qua? Perché a noi non risulta. Quindi già questa non è un'indicazione positiva. Poi ha messo nel calendario diversi circuiti ex Formula 1 decaduti, tipo Manicur, dove il pubblico più numeroso era quello dei servizi, nel senso c'era più gente di controllori, di spettatori. Un'altra cosa potrebbe essere questa: nel calendario, a parte con le gare nel centro Europa, Italia, Germania, eccetera, c'erano due gare all'estremo, una all'Estoril e una a Helsinki. E loro l'hanno messa a 15 giorni di distanza, una all'Estoril e una a Helsinki. Io penso si poteva mettere nel frattempo qualche gara in Germania, invece no. Per cui i team sono dovuti andare direttamente dall'Estoril da Helsinki a Estoril direttamente, quindi anche mi sembra poco logico. No, bel periodo, passato 6 anni, ti giuro, veramente bello,
poi hanno troncato e questa troncatura, poi ci sarà il contratto di Andy Cole per il 97 e vabbè, si è transato un po' tutti, io ho transato in un'altra maniera con la Fiat, cinque avvocati davanti con Ravà, ho detto io no, io ho transato in un'altra maniera, gli altri hanno accettato e dopo una settimana io avevo contratto Mercedes per il GT, tanto per essere chiaro. Ma le cose più gravi erano queste, che era obbligatorio a chi ai partecipanti alle case partecipare con 9 vetture a testa. E in quel periodo le vetture erano talmente sofisticate che erano più sofisticate come tecnologia del Formula 1. Avevano perfino le sospensioni attive, si chiamavano, quindi tutte soluzioni già abbandonate dal Formula 1 ma ammesse nel DTM, quindi costi esagerati. Cioè il motore era un Formula 1 a tutti gli effetti, eh? Tra l'altro noi siamo stati i primi su quel motore a mettere la distribuzione pneumatica in Italia, perché la distribuzione pneumatica l'aveva fatta la prima volta la Renault, perché avevano grossi problemi nel tenere insieme le molle valvole. Io imparai quella soluzione perché una volta che chiusero il programma la Renault, alcuni responsabili, no, alcuni due motoristi della Renault furono assunti da noi in Alfa Corse e io imparai da questi ragazzi com'era l'impostazione di base e quindi mettemmo insieme il sistema pneumatico sul DTM. E mi ricordo che la prima volta che lo portammo in gara, su 6 vetture, 4 si fermarono perché non funzionò. Però dopo lo mettemmo a punto, perché il problema non era solo che dava garanzia sulla resistenza delle molle che non c'erano più, quindi non era più un limite di affidabilità la molla, ma soprattutto permetteva di calcolare un profilo CAM che dava una legge al motovalvola completamente diversa, quindi un incrocio diverso e quindi una coppia diversa del motore, una potenza diversa. Cambiò il mondo. Non solo, le case costruttrici, le case partecipanti dovevano comprare sulle vetture oltreoceano, quindi gara Brasile e gara in Giappone, 10.000 biglietti di tribuna a testa, altri costi esagerati. Poi le trasferte oltreoceano costavano una fortuna, perché naturalmente trasportava foca, costi esagerati, materiale per 9 vetture, di vetture berline, quintali a non finire di materiale, quindi spese enormi. Le vetture si erano evolute in modo esagerato, costavano troppo, era un'esagerazione il costo di quelle vetture. Per quanto concerne invece il futuro delle vetture, questo purtroppo è un futuro che non esiste, perché queste macchine possono soltanto correre nell'ITC. Altri obiettivi, la 156 era in cantiere, si voleva lasciare il DTM, si stava chiedendo cosa fare, c'era già in cantiere la formula della vettura a trazione posteriore, per cui mai e poi mai l'Alfa, che aveva rinnegato la trazione posteriore ed era fermamente convinta della trazione anteriore, vedi 156, mai e poi mai avrebbe fatto una vettura da corsa a trazione posteriore, anche con una silhouette così. Esistono così, abbiamo fatto diversi studi, ma proprio studi di massima, di 156, di macchine DTM 97, il concetto era fare una monoscocca in carbonio vestita dalla scocca del 156, ci siamo fermati, l'oggetto più concreto che si è fatto è un modellino del telaio. Sarà un caso, ma poi Mercedes è entrata in Formula 1, il budget del DTM sarà andato a chi corre in Formula 1, quello che grava il gruppo Fiat, e con il campionato è finito. E col 2006 finisce l'attività dell'Alfa Romeo diretta nelle corse. Finisce anche la mia attività così. Ho continuato dopo, ma non era più la stessa condizione. Però poi il DTM ha dimostrato che quando hanno ricominciato il loro programma di nuovo non indipendenti e non FIA, hanno fatto un campionato che era basato su un po' all'americana, molto sull'immagine, sostanza sì, ma non costosa, tanti particolari unici, evitare le spese, quindi il fatto che l'avesse lasciata esplodere i costi, non so se era stato casuale o se era guidato in modo da portare la gente a non farcela più. Io personalmente, adesso parlo a livello personale, credo che sia stata una roba. Doveva morire quel campionato, dava fastidio. Questo è così, velocemente, la storia del nostro DTM e delle soddisfazioni che ci ha dato.